Ma qui ci troviamo davanti alla ex stazione della ferrovia Mar, che transitava proprio qua. Questa costruzione è recente rispetto ad una molto antica. Questa era la stazione della ferrovia Rovereto Riva. Qui passava il treno e questa era la stazione del paese di Nago Torbole, perché questa serviva anche Torbole. Gli abitanti di Torbole, per andare a Rovereto, dovevano salire qui fino a Nago, prendevano il treno e poi andavano là. Poi il treno l'hanno tolto del 30, negli anni 30, insomma, ed è rimasta la casa che poi dopo mio padre ha acquistato ed ha trasformata così com'è adesso, ma questo molto recentemente rispetto ad ora. Ecco, io sono cresciuto praticamente qui. Rispetto a quello che vedete fuori qua, è tutto diverso. Qua passava il treno qui a fianco e si fermava qui davanti alla stazione. Qui così davanti, qua era tutto aperto e c'era un grande piazzale dove noi, ragazzini come della vostra età e forse anche di più, si veniva a giocare al pallone. L'unico spazio dove ci si permetteva di poter giocare era proprio questo qua, perché non era altri, perché non c'era il campo sportivo, perché qui, come vedete, qui adesso ci sono tutte case, qui sotto, qui sopra, tutte case, una volta era solo campagna. Questa situazione si è trasformata in un periodo di tempo abbastanza lungo, cioè da 30-40 anni circa. Adesso è così come la vedete. Sono cresciuto qua, questi qua, mio padre era un contadino e qui dietro aveva le stalle, una stalla cioè che dove c'erano le buche. Io andavo a studiare a Rovereto, la mattina, prima di andare a prendere la corriera, portavo le mucche, queste due mucche le portavo su in montagna lassù. Poi scendevo di corsa, prendevo la corriera per andare a scuola a Rovereto. E poi le mucche, sai che scendevano da sole il pomeriggio senza dover andare a prenderle. L'importante era solo che noi se le portava su, se le accompagnava. Di Nago ce n'erano solo due che andavano a Rovereto a studiare, che erano le superiori. No? Per dirvi che insomma, non è che ci fossero tanti che stavano a studiare. Com'era la vita allora, insomma, molto, molto pratica e molto umile, insomma. Da quello che mi riportava mio nonno, quando il treno arrivava qua, arrivavano i primi turisti dalla Germania, dall'Austria, mio nonno, siccome aveva un calesse, un cavallo, e lui faceva il servizio da Torbole a Nago e da Nago a Torbole, portava sui turisti o portava su quelli di Torbole che prendevano il treno, faceva un po' questo servizio, insomma, a quel tempo, insomma. Macchine non esistevano, perché le prime macchine che si vedevano passare di qua erano, che ricordo io, erano subito dopo la guerra, cioè nel 1944-45 dopo. Ce n'era una sola qua a Qui a Nago, Nago ce n'era una io ricordo prima qua, della guerra. 60 anni fa. Io mi ricordo da ragazzo che appunto l'edificio non era questo, No, no. era quello che dice Fabiano, e mi ricordo infatti le porte laterali dove c'era ancora scritta entrata, uscita, biglietteria, insomma c'era ancora la vecchia situazione di quando c'era la ferrovia, insomma, ecco, quindi la stazione a tutti gli effetti. Noi siamo venuti qui nel 45 a abitare qua. E qui c'era la sala d'aspetto, là il capostazione e qui metà casa c'era l'appartamento del custode, insomma. Ecco, qui C'era davanti, quello di questo. qui No, quello di lì. c'erano i bagni, servizi, insomma, bagni da loro. Mi diceva che c'era un binario a scartamento ridotto, che ce n'era uno solo binario per permettere un unico passaggio di treno. E dopo qui c'era la possibilità di scambiarlo, qui così. Passava il binario, vedi qua così. Sotto il muro lì così passavano. Proseguiva là dove adesso Sì, venite andava su, fino. dove c'è la ciclo pedonale, diciamo, dove c'è la ciclabile che scende là sulla rotatoria, proseguiva di là il binario e dopo verso la Masa, verso Arco, proseguiva il suo Sì. tragitto. Arco andava a riva si fermava, poi tornava indietro e faceva il percorso inverso fino a Rovereto. Il treno si fermava e c'era il pozzo per ripulirlo di acqua, perché andava a vapore, no? Andava il treno. E allora là c'è il pozzo con le condutture che là si fermava, là dove c'è quel largo, si fermava e veniva riempito di acqua per dopo per Proseguire. andare a fare il vapore, insomma.
perché saliva il treno, saliva lì così, saliva fino al suolo del passo, andava fino là dentro sotto la montagna, poi no, girava perché dopo, siccome c'è una discesa qua così, dietro lì, dove allora il treno faceva un po' di curve proprio per permettere di superare per superare il dislivello e ridurre quello che poteva essere la velocità. Ci diceva il padre che quando a volte era un po' scarico di vapore si fermava, dovevano scendere i passeggeri là, su da là dovevano scendere perché non andava insomma per arrivare fino a qua. È quello che mi raccontava anche mio nonno insomma, la stessa cosa, che dovevano scendere tutti e camminarsi pian piano fino ad arrivare qua. Si alleggeriva del peso e allora arrivava fino a qua. La campagna qua, com'è? Adesso sono tutte case qua così. Sono tutte case, c'erano solo viti, insomma, terreno coltivato e basta, no? Quando siamo venuti qua lì del 45 c'era l'albergo là e la casa in fondo e basta. C'era appena neanche una luce dal stradone qua, neanche una lampada, no? Per la luce. No? Il piazzale che prima c'era era sparito quando ero ragazzo. Io, perché hanno fatto delle aiuole differenti da come sono adesso e noi si giocava proprio in fondo verso l'ambulatorio, era la nostra piazza dove giocavamo a calcio, insomma. Ecco. Più in giù c'era anche il dopolavoro, che ricordo che da ragazzino andavamo lì a giocare, c'era il dopolavoro ferroviario. C'era come un piccolo bar. Un ritrovo, diciamo, per i dipendenti della ferrovia, insomma. So che lì andavamo a giocare da ragazzini, perché era tutto mezzo diroccato, abbandonato. Ed è cambiato tutto qua, insomma. La prima casa, quella giù sul stradone, la sera venivamo io al buio, totale proprio. Una volta eravamo qua isolati, noi fuori qua, bambini piccoli come voi, forse anche più piccoli. Si veniva dal paese, mi dicevano ma non ha paura da fin la via, perché era tutto buio, che lontani che siete. Non c'era illuminazione, non c'era luce, non c'era niente, no? Ma sa che una volta qua noi si andava a dormire con la porta che non si chiudeva neanche chiave, per dire com'era il mondo allora. Come è cambiato? Noi la chiave, cioè, eravamo in diversi, siamo in sette allora, fratelli, uno, nessuno chiudeva la porta, cioè chiudeva solo senza tirare la chiave, insomma. E non c'era problemi il mondo così una volta. Dopo è iniziato tuo papà, il primo dei primi, che è 49. Sì, dopo 49, i primi a arrivare 50. A costruire qua sono stati i miei genitori, mio nonno e mio padre. Hanno cominciato a costruire la prima casa là, dopo ha iniziato gli altri pian pianino, anche qui acqua non c'era, neanche l'acqua non c'era, no? Fino al 54 andavamo a prendere l'acqua in paese per bere, qui c'era per le bestie, le tiravamo su dal pozzo che c'era qua con una pompa, da noi per bere andavamo viendo che c'erano le scuole con le taniche di ferro, e allora non c'era la plastica. Mettevamo nella carriola. Quale è lunga così? Con le carriole così mettevamo due taniche, perché pesavano già da vuote, dopo mangiarsi piene. A 4 kg. Ma portarle da là a qua. Quanti chili diceva? Quanti chili che pesa? Ho visto anche. 7-8 kg l'una, dopo con 25 kg di acqua, via 30-35 kg. non ce n'era spreco, no? E dopo del 54 l'abbiamo presa. Su dove c'è la chiesa, abbiamo fatto lo scavo tutti a mano, tutti questi 5-6 qui, papà e nonno di lui, io e noi insomma qua e quei 2-3 che c'è la casa là, e dopo quello che aveva la casa lassù, che era un prete, quello lassù.